Domenica 19 maggio Pescara ospiterà il Bici in Città 2019, siamo con Luciano Ferrero, referente della WISP per questa manifestazione, un appuntamento ormai che si ripete anno dopo anno, un grande appuntamento per l'Unione Italiana Sport per tutti. Certo, noi siamo arrivati alla 36esima edizione di Bici in Città, in modo particolare è stata curata, in quanto in fase sperimentale nei mesi precedenti abbiamo cercato di coinvolgere le scuole sulla tematica dell'ambiente e della mobilità sostenibile. E i ragazzi hanno prodotto degli articoli che sono stati pubblicati sul Messaggero e i ragazzi hanno ricevuto una targa di ricordo. Non solo questo, ma la novità di questa manifestazione del 2019 è che è dedicata alla memoria di Antonella Mastrangelo, la professoressa che è venuta a mancare dell'Istituto Comprensivo Decimo. La caratteristica della manifestazione che ha un duplice aspetto sociale. Il primo è che il ricavato delle iscrizioni che sono all'offerta sarà devoluto totalmente dalla WISP alla Mensa San Francesco. Il secondo aspetto, non da meno, è la presenza della FIDAS, Donatori Sangue, per promuovere e divulgare la donazione del sangue, che non è mai abbastanza. Infatti i reparti di oncologia, ematologia, geriatria e quant'altro fanno una richiesta continua di sangue, quindi un invito anche alla donazione.